Parla di bambini in vendita, perché? La pratica dell'utero in affitto, che è una pratica che noi fortemente contrastiamo, è una pratica abominevole, disumana, inumana, oserei anche dire, ed è soprattutto una pratica che offende la dignità delle donne. E inoltre i bambini, noi crediamo fortemente che debbano nascere da una mamma ed un papà e non debbano essere scelti e comprati su un catalogo. Si parla anche di bambini che a volte, in età più o meno adulta, tendono a cercare il genitore naturale, insomma, a soffrire di qualche, chiamiamolo squilibrio, insomma, problema, ecco. È reale questo? Questo purtroppo è realissimo e noi contrastiamo questa pratica. Noi chiediamo che la maternità surrogata, che è già vietata in Italia dalla legge 40 del 2004, venga considerata reato universale, proprio anche per questo motivo, perché noi vogliamo difendere il diritto primario di ogni bambino di avere un papà e di una mamma, ma soprattutto vogliamo difendere il diritto del bambino di sapere qual è il suo papà e qual è la sua mamma. Vogliamo quindi tutelare il diritto alle origini del bambino. Ecco, appunto, quindi reato universale, come si articolerebbe questa legge? Bene, devo dire che esprimo la soddisfazione di Fratelli d'Italia nel vedere questa proposta di legge passata in Commissione Giustizia, presto arriverà in Aula e finalmente diventerà legge. Una legge a prima firma Giorgia Meloni, che nel 2018 non ha potuto fare il suo iter parlamentare, è stata ripresentata dall'onorevole Carolina Varchi. Entrando nel merito, questa proposta di legge rende una pratica che è già vietata in Italia dalla legge 40 del 2004 reato universale, perseguibile in Italia anche per chi si reca all'estero. Attenzione però, non cadiamo nelle strumentalizzazioni della sinistra, questo non va a discapito del bambino, ma va soltanto a discapito di coloro che pensano di poter acquistare un bambino e che questo sia una merce compravendita come in un bancone di un supermercato. I bambini che sono nati attraverso questa pratica illegale non riconosciuta in Italia restano effettivamente legati al loro genitore biologico, in quanto la trascrizione dall'estero avviene in Italia e questi bambini, dal momento in cui vengono riconosciuti, possono accedere sia al servizio sanitario e anche ovviamente all'istruzione. Quindi non cadiamo nelle strumentalizzazioni che la sinistra sta portando avanti. Noi vogliamo contrastare questa pratica e vogliamo che sia finalmente perseguibile anche in Italia.